Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati la Social TV, il salotto della Libreria Bocca, ricostruire senza sosta la speranza. Ve l'avevo già annunciato, oggi è mercoledì 19 maggio, ricchissimo di eventi, questo è il quarto di questa mattina e poi la giornata si concluderà per la Social TV alle ore 17, insomma 5 eventi anziché 3 fissi ormai. 2021-2020, settembre. A maggio, 31 maggio, termina per una pausa estiva la Social TV, 785 incontri, 2200 persone sedute ai tavoli in galleria o collegate in presenza. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano, l'archivio, quindi tutti gli incontri di tutte le persone. Ragazzi, è difficile ricordarsi perché 2200 sono veramente tanti, ma dall'agricoltore diretto all'imprenditore industriale, editore, direttore di museo, chi ne ha più ne metta, poeta, scrittore, artista e quant'altro, sono passati all'interno della Social TV, come del resto sono entrati dal 1978, anno in cui noi gestiamo la più antica azienda libraria in attività, quindi se pensiamo dal 1775, chi è entrato da quella porta, abbiamo solo una vaga idea di queste 780 eventi, perché la vita all'interno di una libreria, la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele, specializzata in arte, è questo, veramente, è veramente quello che il canale YouTube Libreria Bocca 1775 vi dà un'idea, un accenno di questa realtà. Realtà che deve ringraziare sicuramente tutte le persone che venendo si innamorano e credono in questo grande progetto, che non è un progetto commerciale, come abbiamo notato e visto dall'incontro che ha preceduto questo con le botteghe storiche, un museo, perché noi siamo veramente dei musei, musei che poi vendono alcuni oggetti, ma altri tutelano e conservano con passione e amore. E sicuramente Simona di questo negli anni è venuta a conoscenza. Ciao, buongiorno a tutti. Stavo preparando, ma è per la prossima puntata, tutto il foglietto delle interviste fino al 31 maggio, però è per la prossima volta, facciamo un po' di conticini. No, per dire, perché tu hai fatto tutto un excursus sugli eventi, quante persone negli anni, nel tempo. Beh, anche noi con la Social TV ne abbiamo fatta di strada dal 14 settembre e non poca. E si può dire che non è commerciale, ma è No. culturale, perché di soldi qui Assolutamente. non ne ho visto niente. Però noi ci crediamo, il bello è proprio questo, e tu hai avuto la dimostrazione in questi anni frequentando la libreria, che poi il commercio passa in secondo piano davanti invece alla propagazione, alla diffusione, al sostegno della giovane arte contemporanea e non solo. Insomma, il tuo ospite di oggi, che sicuramente è uno dei tanti esempi di sostegno appunto alle attività, chi è? Perché qui Allora, usciamo un po' dai campi, dalle sì, qui linee. usciamo un po' dai canoni, ma proprio la parola sostegno è perfetta. Allora, lei ha lavorato tanti, è una donna, Miss Flapper, Sonia Conca. Lei ha lavorato tanti anni nel sociale, poi accompagnando passo passo in una lunga malattia oncologica la sua mamma, ha creato in realtà un brand per le donne essenzialmente, ma anche per gli uomini, per aiutarle a rimanere belle, comunque anche nel momento della fatica, nel momento della malattia, nel momento in cui, insomma, diciamo anche l'umore e il fisico fanno un po' fatica a stare insieme. E quindi ha creato questi foulard che le vedremo anche addosso, che ormai sono andati in tutto il mondo ad aiutare tante donne a sentirsi belle in un momento in cui tanto belle non si sentono. E quindi, oltre ad essere un'impresa appunto di lavoro, quindi vuole sottolineare che la donna è bella sempre. Allora, Qualunque cosa. mi verrebbe da dire che alla base c'è il sostegno della bellezza, dell'arte, della cultura, ma soprattutto appunto della bellezza. E noi al bello ci siamo abituati grazie alle arti, ma vediamo che il bello è in ogni campo. Do il benvenuto a Miss Flapper. Ciao! Ma buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per questo invito stupendo.
Grazie, grazie anche della presentazione che è meravigliosa, quasi Beh, per io un penso di aver momento. detto molto poco, in realtà è sempre difficile parlare di una tematica così delicata. Quello Assolutamente. che tenevo a dire prima di lasciarti la parola è che il tuo brand, chiamiamolo così, nasce da un'esperienza di dolore personale vissuto sulla tua pelle e quindi che tu capisci tutti gli stati d'animo, le lotte, l'accettazione, la non accettazione, la rivolta di una donna, ma anche di un uomo, perché tu pensi anche agli uomini, non solo alle donne, ma parliamo della donna in questo frangente, perché era la tua mamma, e capisci quelli che sono gli stati d'animo di un essere umano che affronta una malattia difficile, ma Sì. che non smette di essere un essere umano, che non vuole essere indicato, che non vuole sentirsi meno amato, che non vuole sentirsi diverso. Anzi, che forse in quel momento ha bisogno di sentirsi ancora più umano. E tu Ancora l'hai più fatto. normale, normale, perché io credo proprio che il problema della malattia in genere, poi soprattutto quella appunto oncologica, che comunque agli occhi degli altri è evidente, perché purtroppo un malato oncologico lo si vede, no? Sì. Non solo per una questione di perdita di capelli, ma anche il colorito, hanno proprio uno sguardo anche diverso, no? Soprattutto nei momenti della chemioterapia, che in alcuni momenti veramente ci sono situazioni pesantissime da sopportare. E oltre appunto la mia esperienza personale con mia madre, creando appunto questo brand che io ho iniziato così con dei copricapi, poi dopo sono arrivata ai turbanti attraverso un percorso sempre personale. Cosa è successo? Che pian piano ho notato che tutte le mie clienti erano, tutte, la maggior parte delle mie clienti erano donne che purtroppo stavano passando quel momento faticosissimo che è la chemioterapia, ma anche la post-chemioterapia, no? E che per carità io non voglio togliere né lustro né tantomeno il giusto utilizzo che viene fatto con le parrucche, assolutamente, perché è giusto anche che una donna in quella situazione abbia la possibilità di scegliere, di poter scegliere come sentirsi, perché è un momento veramente estremamente delicato e quindi più alternative ci sono di scelta, meglio è. Però appunto io so da racconti diretti di queste persone che ad esempio la parrucca è stupenda, bellissima, ti dà un minimo insomma di normalità, ma che ad esempio d'estate è molto difficile portarla, no? E questo però appunto, ripeto, io non è che mi voglio sostituire, assolutamente, sono solo un'alternativa e spero che insomma sia un'alternativa anche piacevole per chi poi appunto prova i miei turbanti e ne fa uso. Tra l'altro ho questo piccolo aneddoto, ma velocissimo, di questa mia cliente che mi ha fatto commuovere, mi commuove moltissimo anche ricordare questa cosa. Lei, appunto, malata oncologica, approccia al mio brand, acquista, anche perché poteva permetterselo economicamente, 4-5, adesso non mi ricordo, comunque un numero di turbanti. A fine terapia, finalmente sta bene, finalmente è uscita da tutto questo, insomma, periodo pesantissimo. Purtroppo una sua amica si ammala e lei dona i suoi turbanti di Miss Flapper alla sua amica perché dicendole appunto hanno aiutato tanto me e quindi so che aiuteranno tanto anche te. E questo è veramente un passaggio meraviglioso e che insomma mi ha commosso perché vuol dire che veramente quello che io faccio come lavoro è arrivato. È passato il messaggio fondamentale, Sì. perché tu facevi tutt'altro lavoro, nel senso ti sei sempre occupata di tematiche Sì. Io sociali, però alla fine sono un'ex l'interesse. educatrice professionale, sì, ho Ecco. sempre lavorato nel sociale e con situazioni gravissime, sempre. Sì. Ma poi nel 2014 hai lasciato e ti sei dedicata completamente a Sì. questo brand. Che com'è nato il tuo primo turbante? Com'è nato? Allora, Miss Flapper parte con un altro tipo di articoli, erano le borse. Dopodiché a un certo punto, così dico, ma ho voglia di fare qualcosa di diverso, qualcosa
vediamo, mi stavo anche sperimentando, era un momento di sperimentazione mia, cercavo di capire dove potermi dirigere anche, no? Dopo è diventato veramente il lavoro e veramente l'obiettivo della mia vita, far partire questo brand. Al che io sempre memore, perché Miss Flapper nasce da una storia molto personale, no? Le Flapper Girls erano donne appunto dei primi anni del Novecento, 1920, no? Si parla, e sono le prime donne che avevano proprio staccato con la tradizione, quindi tagliato i capelli, ballavano in pubblico, bevevano e fumavano in pubblico, cosa che fino a quel momento non si poteva fare. E io in famiglia, la mia famiglia era composta da mamma e nonna, e la nonna era una flapper, per cui arriva da lì un po' anche il gusto delle cose che io faccio, proprio la tipologia. Mia nonna portava sempre i turbanti, e quindi io a un certo punto, ma senza proprio pensare, siccome nonna portava i turbanti, allora io... Mi è arrivato dopo, ho detto, caspita, ma io questo è un articolo che conosco benissimo, lo conosco alla perfezione, e perché fa parte della mia storia, e devo dire che è diventato proprio il must di Miss Flapper, ecco. E poi vabbè, faccio anche delle fasce, faccio comunque copricapi che vanno bene per chiunque, no? Certo, però certo. Metto molta più attenzione in un paio di collezioni che sono Basic e Frida. Frida è questo che ho su, che sono propriamente per persone che stanno affrontando appunto il discorso che facevamo prima, oncologico, no? Sì. Per cui è nato un po' così. Ecco. Ma sì, sono già pronti così o bisogna fare tutto un intruglio da sistemare? No. Allora, questi qua assolutamente sono con una base di jersey di puro cotone, perché io faccio molta attenzione anche ai materiali che uso, perché ovviamente quando tu stai affrontando una chemioterapia la pelle diventa sensibilissima e molto fastidiosa con ogni cosa. Quindi sicuramente il jersey ha questa capacità di non comprimere, certo. Okay? Mm-hmm. Poi di cotone, ovviamente d'estate di cotone, ma poi ci sono le felpe in inverno, no? E sopra invece possiamo assolutamente, aspetta che vi faccio vedere, scusatemi, io sono all'aperto, quindi magari delle volte mi vedete un po' così. Sopra invece io vado a creare un volume, perché quello che mi è sempre stato detto dalle donne appunto che sono in oncologia è proprio che quando cadono i capelli la prima cosa che loro sentono come disabilità è il fatto che la testa diventi piccola, hanno la percezione che la loro testa sia molto piccola, e quindi io vado a ricreare una sorta di volume, no? Uh-huh. E ovviamente attentissima al fatto che quello che tocca la testa deve essere naturale e non deve comprimere. Assolutamente. Poi ovviamente io faccio una consulenza a tutte loro e cerchiamo insieme il colore che più piace. Io tendo sempre a evitare il nero, ad esempio il grigio, che già, voglio dire, sono colori un po' difficili in quel momento, anche se spesso vengono richiesti. Quante donne hai inturbantato nel frattempo, da quando hai iniziato? Non le conto, per fortuna non le conto, sono molto contenta, insomma, che ecco, io quello che ho sempre pensato, forse da ex educatrice, non lo so, è che anche un lavoro di questo tipo, che potrebbe sembrare un lavoro che rientra un po' in quell'area che si chiama il fashion, la moda, no? Dovesse essere utile a qualcosa, per come io... vivo il concetto di utilità, cioè deve andare a risolvere qualche problema, sì. No? Quello che io faccio, e quindi certo faccio anche dei turbanti luxury, faccio anche dei turbanti che vengono utilizzati negli spettacoli televisivi, sicuramente bellissima anche quella parte, però io ci tengo molto invece a tutta quest'area che un po' schiaccia l'occhio al sociale, ecco. Certo. So che ci sei, insomma, hai avuto delle clienti, dei clienti anche fuori dall'Italia, anche molto lontano, fino in Australia. Sì. Quali paesi hai toccato ad oggi? Allora, l'Inghilterra, assolutamente l'Inghilterra parecchio, poi qualche francese. In Australia noi abbiamo anche una testimonial, per cui da lì poi Miss Flapper è stata conosciuta per merito di questa
donna pazzesca, che anche lei è una donna molto attenta a tutto ciò che è appunto femminile, sociale, l'aiuto, no, il sostegno, per cui è stata veramente un grandissimo supporto. E lei si chiama Suzanne de Quivere, è veramente una donna speciale. E quindi sì, bene o male, in Europa, in Germania anche tantissimo, perché appunto ho vissuto anche in Germania e ho portato ovviamente le mie cose lì. Un po' dappertutto, ecco. Mi manca l'America adesso e la Russia. Ci arriverai. Vedremo di arrivare anche lì. Ci arriverai. Come ti promuovi col passaparola, con i social? Con i social tantissimo, sì, guarda, io ho riscoperto veramente questi strumenti che secondo me, se uno, aspetta che non mi si vede, scusatemi, se uno li sa utilizzare bene, secondo me sono veramente molto utili per arrivare ovunque. Devo dire che tutti i miei clienti esteri, no? Sono tutti clienti che mi hanno contattato attraverso Instagram, ad esempio. Instagram è uno di quei siti, insomma, di quei social che secondo me per chi ha un'attività funziona moltissimo, perché ti mette proprio a confronto e a contatto con tutti, con tutto il mondo. Ma tu sei abbastanza presente, fai tanti video, fai tante Sì, conversazioni, è comunque piacevole chiacchierare con te, nel senso non sei per nulla banale e scontata, anzi. sì, diciamo che da ottobre, a causa appunto del secondo lockdown, mi è venuto un po' un malore, come per tante persone, mi sono detta qua bisogna fare qualcosa, perché ho creato questo canale, il Salotto di Miss Flapper, ed è un luogo dove anch'io intervisto, no? Ovviamente intervisto degli artigiani, dei professionisti, giusto per fare in modo che insomma le varie realtà possano anche creare delle sinergie e farsi conoscere. Ecco, per cui anche lì. Sì, beh, ne faccio, guarda, di video. In più ho anche una serie di rubriche tenute da dei professionisti pazzeschi, con l'idea proprio di far arrivare delle informazioni buone, belle, leggere, simpatiche, in un momento che, ragazzi, è stato difficilissimo per tutti. Per cui già le notizie brutte appena aprivamo, Certo. Sia giornali, telegiornali c'erano lì pronte. Io ho detto, io devo fare qualcosa di diverso, per cui bisogna mettere in gioco un po' qualcosa di più frizzante, no? Questo Hai fatto senza togliere bene, ovviamente la serietà del momento, occhio, però certo, quello di sì, sicuro. però un conto è essere seri e avere consapevolezza di un momento, e un conto è andarci a pesare sopra, Sì, perché assolutamente, se no assolutamente. non si vive più. Parliamo degli uomini invece, perché fino adesso abbiamo parlato delle donne, gli uomini come la vivono? Allora, gli uomini ovviamente hanno un modo di approccio ben diverso, nel senso che purtroppo anche un po' la società, mi viene da dire, qui sono loro quelli un po' ghettizzati, soprattutto quando si parla di oncologia, no? Perché si parla tantissimo ed è giusto farlo, di come una donna deve essere supportata, no? In quel momento, però dell'uomo si parla un po' poco. Io invece ho conosciuto uomini che si sono fatti fare dei turbanti da me, anche se ovviamente non così coi fiori, no? Però che anche loro avevano voglia di sentirsi dignitosi, no? Nonostante la cura chemioterapica del momento, però di sentirsi a posto nel momento in cui c'era, ad esempio, la possibilità di uscire di casa, piuttosto che di affrontare non so, dei momenti sociali con gli amici, con anche i parenti, perché non è che solamente trovi il disagio con gli amici o le persone che non conosci, trovi il disagio, scusatemi che non mi vedete, trovi il disagio anche con i tuoi parenti, no? Perché comunque il parente che in più ti vuole anche molto bene, quando ti vede in quella situazione, lo sguardo cambia. Certo è che non si può negare il fatto che una persona si stia curando di una malattia oncologica, no? Però arriva un altro sguardo proprio nel momento in cui tu ti presenti a te stesso e agli altri meglio, o perlomeno che qualcosa che tu, ad esempio, in questo caso indossi un turbante e ti fa sentire meglio, ti relazioni meglio con le persone con cui hai a che fare.
non ce n'è. C'è da dire che per una donna un foulard è più diciamo, discriminante il fatto dei capelli. Per un uomo siamo abituati a vedere tanti uomini senza capelli. Vederlo con un Sì. turbante nella nostra cultura è un po' strano, fosse un indù o un arabo, Certo, magari che certo. sono più avvezzi a un altro tipo di abbigliamento. Ecco, un uomo che nella nostra cultura indossa un turbante, come viene visto? Perché Ma viene viene. guardato anche per quello poi alla fine. Sì, però viene visto come quell'eccentrico. Eh sì, come quello Come eccentrico. quell'eccentrico, come quello un po' alla moda, no? Quello che un po' va fuori dagli schemi, no? Per cui viene guardato in un altro modo, ma anche la donna, perché guardate che in Italia purtroppo si è un po' persa questa cosa del copricapo, no? Se non adesso in questi ultimi anni che le grandi marche comunque hanno riportato un minimo il copricapo sulle passerelle, no? Però ad esempio io li vedo gli sguardi delle persone quando vado in giro io, donna, con uno dei miei turbanti, no? Mi guardano anche, cioè, con stupore, no? E con un sorriso, come dire, che bello, no? Un uomo invece viene guardato molto bene, perché è colui che è in grado di così essere un po' fuori dagli schemi, essere alla moda, ecco. Per Ecco. cui, sì. Perché comunque è vero che siamo più abituati a vedere l'uomo calvo, no? Però non tutti gli uomini poi sono in realtà calvi per, No. tra virgolette, natura o per genetica, no? Ci Certo. diventano anche dopo una chimioterapia. Certo. E comunque mettere un qualcosa di strano, di colorato, comunque gli dà una marcia in più. Sono ovviamente meno, quelli che approcciano, cioè Certo, rispetto alle donne, Miss Flapper vede molte più donne che uomini, però ce ne sono stati un paio. chiaro. Certo, vedo che è apparso un uomo, secondo me ha qualche domanda tutta Guarda, maschile. io da 4 anni che cerco, forse anche 5, considerando 2 di lockdown, che cerco una coppola da mascata che ho visto in testa a un mio amico a Londra, Parigi, New York, Milano, un tubazzo, trovo delle cagate immense, ma il damasco, i veri damaschi, le Sì, tappezzerie veneziane del 700, hai presente? ma In quelle te le devi far rilievo. fare su misura. Ho capito, ma vabbè, ma a me piace vedere prima di comprare. Vai sul Comunque, turbante, Giorgio. diciamo che a livello europeo tu hai sicuramente una sorta di influencer che è la regina Elisabetta, perché Ma non se l'hanno con magari! quei cappellini. La nostra Lilibet, povera donna, Esatto, disgraziata e odiata, non so dai, per devo dire che sulla regina sono venuti fuori dei post durante il Covid che allattava un dinosauro, cioè delle cose veramente straordinarie. Non mi toccate Lilibet, non No, mi Lilibet, non te la tocchiamo. toccate Tienila, no, 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 scherzo, ovviamente scherzo. Tra l'altro noi abbiamo avuto ospite, non lei ovviamente, nella social TV, abbiamo avuto ospite un corrispondente di Repubblico del Corriere che è stata a una delle cene famosa Buckingham Palace Mamma mia. insieme all'allora presidente della Repubblica Ciampi, in Italia c'era, e devo dire che ha detto che per lei è una fatica, cioè con 500 ospiti seduti a tavola, e lui ha fatto notare di essere seduto vicino alle cucine, però era lì, lei è passata a ogni ospite, ma'am, a dire come stava, come è andata la cena, che c'era menù francese e cena francese a Buckingham Palace. Con No, tutta sicuramente. l'etichetta della macchina, perché non ci sono più le carrozze, ma vogliono sapere se il parcheggiatore mangia in macchina o se o va nella sala dedicata a loro. Insomma, e c'è tutta una spiegazione di questa cena a Buckingham Palace nella social TV, però c'è. Cioè, tanti pensano, no? Siccome sono regine, principi, no? Ma che cosa fanno? È vero, non sono in catena di montaggio, per carità divina. Però, cioè, io non credo che sia poi proprio così Non facile. è di tutto Guarda, cioè, riposo. Sonia, io io preferirei fare altro, non so come dire. dico solo una cosa: che se qualcuno mi dovesse invitare a cena e mi dicesse che a fine cena devo andare a stringere la mano anche a 50 persone, io quella cena la evito. Pensa a 500! No, no, vado a mangiarmi un panino all'angolo della circonvallazione. No.
No, grazie. No, Comunque, penso. Sonia, complimenti per la tua attività. Grazie. Ovviamente è stato bello poter partecipare, anche se a distanza, invece al caso personale che ti è capitato, ma che purtroppo ormai troppo spesso frequente in molte famiglie Sì, in tantissime. italiane. E quello Sì. è un dramma. E poi i cinesi l'hanno sempre detto, gli orientali in generale, per capire la sofferenza bisogna stare al capezzale di un malato. E questo Assolutamente sì. è un detto. E purtroppo ultimamente i casi, magari non del tumore, ma diciamo che i casi, il Covid ha ampliato, amplificato le famiglie che hanno dovuto Assolutamente soffrire di sì. questo. Quindi colgo l'occasione per Certo. essere vicino nella speranza che anche questa piccola, insignificante manifestazione però possa portare qualche secondo, non dico minuto, ma qualche secondo di distaccamento un po' e di felicità. Ecco, mi Guardate, se mi auguro. concedete mezzo minuto, volevo dirvi solamente un'ultima cosa, che ovviamente da Mispla, perché il mio brand di turbanti è nato da ormai 7-8 mesi, un progetto proprio che arriva alle donne in chemioterapia gratuito ed è una sorta di beauty farm, proprio perché appunto si chiama il cerchio del benessere. Lo trovate, il cerchiodelbenessere.org, e è un pool proprio di professionisti che insomma sono al lavoro per proprio il benessere psicofisico delle donne in chemioterapia. E noi ovviamente stiamo cercando dei fondi, stiamo cercando anche uno spazio l'abbiamo già trovato, però non è sufficiente, ovviamente in questo momento è tutto bloccato per la questione Covid, però insomma, ecco, Miss Flapper non ha voluto fermarsi ai turbanti, ma a un certo punto io ho avvertito, io e la mia socia Francesca Manca, abbiamo proprio avvertito la necessità di ampliare questo discorso e renderlo veramente un pochino più al servizio totale, no? E quindi è un progetto cui noi teniamo particolarmente. E speriamo insomma che il Covid insomma ci saluti, non dico al più presto, ma che insomma diventi un Sì, pochino diciamo meno anche più presente, presto, diciamo anche più anche presto, ma io subito, sì, diciamo anche sì subito, ma se ne magari, frega del signori miei, Covid. No, magari, magari, invece io magari. ringrazio ovviamente la nostra padrona di casa, in questo caso Simona, che porta sempre degli ospiti straordinari, e ringrazio te, Sonia, per essere Ma grazie a voi, stata grazie a voi. nostra ospite. È veramente il caso. Io 2 giorni fa ho incontrato la coordinatrice della Fiera del Libro di Iglesias in Sardegna, e quest'anno loro l'hanno spostata da aprile, dove doveva svolgersi, a settembre, in modo tale che si possa almeno svolgere. E devo dire che il motto, un po' come il nostro, di costruire senza sosta la speranza di Neruda, loro viene a fagiolo nelle ultime dirette, perché questa frase di Kurt Vonnegut, questo scrittore statunitense di origine tedesca: quando siete felici, fateci caso. Che voglio dire, più È bella meravigliosa! così, più bella, è Bellissima questa! veramente È bellissima, non ci Giorgio, facciamo mai caso! vai, Propongo per vai. la propongo per la social TV che riprendiamo a Infatti lo settembre. stavo dicendo, adesso chiederò alla fiera di Iglesias, Bellissima! alla nostra ospite, se potrò utilizzarla, ma è veramente bella. Bellissima! Quando siete felici, È fateci stupenda! caso. Perché la felicità Meravigliosa. dura un attimo, ma è l'arrivo, è quell'attimo che appaga il tutto. Una Brava. buona giornata, vi ricordo che l'ultimo appuntamento della Social TV di oggi è alle 17, se non ho perso qualche cosa, ma sono tanti. Grazie Sonia, grazie Grazie, grazie Simone. a voi, siete stati veramente preziosissimi, grazie. Grazie a voi. E in bocca al lupo per tutto. Grazie.